Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo in Colonia. Sì, a casa mia, cioè Colonia, casa mia. Ma no, dove più precisamente? Andiamo a vedere Varsavia. Sì, quindi buon viaggio. Ciao. Chiudi, chiudi. We would like to remind you that smoking is not amore mare in cui siete seduti. Era Ryan. Poiché contengono importanti informazioni sulla sicurezza specifiche per questo luogo. C'è scritto piccolo così davanti. Secondo me andiamo da mare. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe. Per arrivare in centro con i mezzi pubblici dovrete dapprima prendere l'autobus e in seguito il treno, ma non vi preoccupate, vi spieghiamo meglio. I biglietti si possono acquistare sia all'info point vicino all'uscita, sia allo sportello automatico di fronte. Ci sono due possibilità. O acquistate il biglietto intero, che comprende i due mezzi, oppure prendete solo quello del bus e una volta arrivate alla stazione ferroviaria, come vedrete, potete comprare il secondo. Una volta scesi da questo pullman, vi troverete in questo posto mezzo sperduto. Non vi preoccupate perché è una stazione ferroviaria, quindi venite con me. Bisogna che proseguiate qua, fino a queste scale. Beh, chi c'è qui? Ciao! Per acquistare i biglietti potete utilizzare questa cassa automatica, in alternativa potete andare dentro che c'è un ufficio di informazioni, potete acquistare biglietti lì. Comunque, una volta che avete biglietti dovete andare dall'altra parte, fare tutti questi scalini, quindi scale, e andare dall'altra parte. Qualora non abbiate fatto in tempo a farlo, si può tranquillamente comprare presso il controllore. Qualunque modalità abbiate scelto, il prezzo totale del biglietto rimarrà invariato, cioè 21,70 swot, che corrispondono a poco meno di 5 euro. Saluto. Ecco qua il barman, siamo appena arrivati, ci sta già facendo i drink. Qua stanno facendo da mangiare le ragazze. Cosa state preparando? Le bruschette. Le bruschette. E qua il pezzo forte. La bellissima tavolata che ci hanno preparato. Victor che urla. L'albero di Natale. Bartek. Sposteco. E stasera bevi tanto? Sì? Fai gli auguri a tutti. Ciao. Auguri. Auguri a tutti. Ti vego. Se volete una serata alternativa dove andare a divertirvi, non perdetevi Level 27, un locale al 27esimo piano avente una terrazza con vista su tutta la città. Il prezzo è di 30 svuoti, cioè meno di 10 euro e 20 speciali a parte. Sul loro sito trovate tutte le informazioni in inglese, compresi i prezzi dei drink. Ciao! Oggi volevamo andare a visitare Stare Miasto, che sarebbe la città vecchia in polacco. A Varsavia. Sì. Ma prima abbiamo bisogno di prendere un caffè. Prenderemo il caffè, non diciamo quale. E venite con noi. Sì. Ciao. Bea assaggia per la prima volta il caffè polacco. Molto leggero. Buono. Buonissimo. Leggero. Buonissimo. Buono. Di che buonissimo? È buono. Buonissimo. Ci sono le belle moto. Ed eccoci qua. Ci troviamo nella Piazza Castello, che prende il suo nome dal fatto che qua c'è il Castello Reale. Al suo centro troviamo anche la colonna. Quella lì. Di Re Sigismondo. Esatto. Perché l'hanno costruita? L'hanno costruita per onorare il fatto che lui ha spostato la capitale da Cracovia, dove? A Varsavia. La colonna è molto antica, fu costruita infatti nel 1664. Inoltre, per quanto riguarda il palazzo, una curiosità che è abbastanza normale per la Polonia, il fatto che sia stata completamente distrutto dai nazisti, appunto,
dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma è stato completamente ricostruito tra il 1971 e il 1984. Vero. La piazza è molto rinomata, diciamo, tra i giovani, perché appunto di movida, qua ci sono diversi bar, diversi vedere. Ristoranti, c'è tanta gente, musica, divertimento, è molto carino. Andremo a visitare il castello? Giusto, andremo a vedere il castello anche dentro. Ma non oggi. Cosa hai preso? Si chiama gofre, che sarebbe il waffle, con panna e marmellata di fragola. Buono? È tutto tuo. Troviamo anche diverse colpe di molti personaggi famosi polacchi. Eccone alcuni. Qui giace il primo presidente della Grande Polonia, che era riapparso sulla cartina geografica, pensate, dopo 123 anni. Perché? Perché dal 1795 al 1918 il suo territorio si trovava in parte sotto la Germania e in parte sotto l'impero russo. A fianco lui troviamo Paderewski, suo ministro ma anche importante compositore e pianista polacco. È stato anche ambasciatore della Polonia nella Triplice Intesa durante la Prima Guerra Mondiale. Allora, questo è formaggio montanaro con il ribes rosso. Il formaggio è molto affumicato. Ti piace? E con il ribes non mi fa impazzire. Assaggia il vino? Che sarebbe il vin brulè. Fortissimo. C'è tanto alcol? Sembra vodka. Ho messo la vodka. Davvero polacco dovrebbe piacermi quella vodka. È vero, non ha niente a che fare col vin brulè che si fa in Italia, però a me piace. Ma sai che alla fine è buono, ti lascia un buon sapore. A me piace. Buono. Piazza del mercato nella città vecchia, e alle nostre spalle vedete il simbolo della piazza, che è la Sirenetta con lo scudo e una spada. Esatto, perché è la sorella della statua della Sirenetta che si trova a Copenaghen. E il secondo luogo, perché si trova qui? Allora, sul suo conto girano diverse leggende, ma noi ve ne ricordiamo una in particolare. C'è questa Sirenetta che dava fastidio ai pescatori durante la loro attività, quindi un ricco mercante decise di catturarla per evitare questo fastidio. Ma i pescatori decisero di venire in soccorso alla Sirenetta e di liberarla. Allora lei, per gratitudine, decise dapprima di proteggere tutti i pescatori e in seguito anche tutti i cittadini della città di Varsavia. Sì. Infatti ad oggi è uno dei simboli della città. Buonasera, benvenuti. Oggi per cena abbiamo inquietante. Il museo è molto interattivo, ci sono diversi giochi, indovinelli e grattacapi divertenti da risolvere. E il pezzo forte è il fantastico vortice che trovate quasi alla fine del percorso. Se lo guardi così? Sì! Prego.
Sì. Sei iscritto al canale? Clicca qua sotto e lascia un like. Oddio. Oh mio Dio. Amore, no, sai che non si sta muovendo veramente? Sì. Che cazzo succede? Si muove. Bellissimo. Oddio, sembra fatto con i funghetti. Sì, è pazzesco. E funziona. Oddio. Ma sta girando. Come cazzo funziona? Bello che non si sta muovendo nulla. Quindi oddio. Se mi sembra fatto. È bello. Sì. Proviamo la zuppa Żurek con la salsiccia e lì invece abbiamo i piroghi classici che sono con patate e formaggio, i miei preferiti, sono i più tradizionali, abbinati con a scelta tra panna acida che ho preso io, che è diversa da quella italiana, e c'è chi preferisce con bacon. Ho aggiunto anche del latte fermentato e con l'erba cipollina. Esattamente, assaggiamo. Com'è? Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Sentire? Buono, buono. Mi ha fatto bene a venire qua. Buon appetito. Non ci assaggiare anche i miei piroghi. Buono. Anche se, ovviamente, tutti buoni a casa. Buonissimo. Lo mangiavo a casa.